Buongiorno a tutti amici e amiche, eccoci qui con una nuova puntata di Politici Impliciti. Oggi parliamo di liste della spesa e cerchiamo di capire perché i politici fanno spesso liste della spesa. Sappiamo tutti, credo, chi è il re universale e indiscusso delle liste della spesa, ovvero Matteo Salvini, che si diletta spesso a fare cose tipo questa. Il barista, il parrucchiere, il salumiere, A Panneno, tre mannaghe, carrabo! il calzolaio, l'elettrautore, Oh, no, non asigo! il rivenditore di bici, di moto, Oh, sono Italia! A Tattero! un estetista, un negozio. Perle salviniane a parte, adesso ci concentriamo sulle liste, sul perché vengono utilizzate. Il principio alla base di una lista è il cosiddetto common topic, ovvero quando noi facciamo una lista, il nostro interlocutore dà per scontato che ci sia un qualche elemento, una qualche qualità, un qualche valore che accomuna tutti gli elementi della nostra lista. Questo elemento comune non deve per forza essere qualcosa di specifico, di chiarissimo, può anche essere semplicemente una generale connotazione positiva oppure negativa, che noi implicitamente estendiamo a partire da uno degli elementi a tutti gli altri elementi della lista. I politici utilizzano le liste soprattutto per estendere a parole che normalmente avrebbero un valore neutro una connotazione fortemente positiva o negativa. Ovvero normalmente creano una lista partendo da una parola che ha anche nella accezione comune un significato positivo oppure negativo, e poi la fanno seguire invece da altre parole che avrebbero un valore neutrale, quindi né positivo né negativo. Ma proprio perché utilizzano la struttura della lista, l'ascoltatore e lettore tende inconsciamente ad estendere il significato della prima parola, quindi positivo o negativo, anche a tutte le parole che seguono. E in questo modo assimila inconsapevolmente un'accezione negativa oppure positiva in relazione a quelle che invece sarebbero parole neutrali. E quindi tende ad accodarsi, a seguire, ad assimilare il pensiero del politico, in relazione ovviamente ai temi nominati. Vediamo nelle prossime storie un paio di esempi.